Con il tecnico Giuseppe Bianchini apriamo la conferenza stampa pre-match a presentazione di FC Arzignano Valcampo, Virtus Verona, 30ª giornata di campionato. Grazie mister. Grazie a te. Allora, andiamo ad affrontare la Virtus, che è una squadra in salute, una squadra che ha fatto, dopo un avvio un po' tribulato, sta facendo un percorso importante, sta risalendo posizioni, e è una squadra ben costruita, solida, con giocatori importanti, e sarà una partita complicata. Passiamo, mister, alle domande della stampa. Francesco Meneguzzo, il giornale di Vicenza. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Dopo il KO di Lecco e dal Molin arriverà appunto la Virtus Verona nel primo derby, nel giro di una settimana, dopo affronterete anche il Padova, con importanza rilevante in ottica salvezza. Sì, per noi è uno scontro importante, noi siamo alla ricerca di punti importanti per proseguire il nostro percorso e per arrivare a una quota tranquilla il prima possibile. Non sarà assolutamente una partita semplice contro un avversario solido che si difende bene, a giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Affronterete una squadra che, come ha detto lei prima, dopo le difficoltà iniziali ha trovato il giusto passo. A suo parere, quindi, cosa sarà importante in vista del prossimo appuntamento? C'è da stare attenti alla cura dei dettagli. È una partita che si giocherà ad alti ritmi, presumo, e dove anche l'episodio potrà essere determinante. Noi dobbiamo cercare, con l'atteggiamento giusto, di portare l'episodio a nostro favore. A suo parere, le qualità principali della Virtus? L'ho detto, è una squadra solida, una squadra che sa quello che vuole, una squadra che si difende bene e contrattacca bene, ha giocatori di qualità e che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. E poi è una squadra di categoria che certe partite le interpreta nella maniera giusta. Facciamo un piccolo passo indietro. Innanzitutto, come sta l'Arzignano, ma partiamo da un punto di vista. Riconosciuti i meriti a Lecco per la vittoria che ha ottenuto domenica scorsa. A suo parere, cosa è mancato alla sua squadra per compiere quella che potrebbe essere stata definita la grande impresa? Beh, l'ho detto a fine partita. Noi abbiamo fatto il grande errore di pensare che la partita si potesse essere messa bene e fosse un po' più comoda. E noi questo errore non possiamo più permetterci di commetterlo, perché quando abbassiamo l'intensità mentale e fisica noi possiamo pagare dazio contro chiunque. L'abbiamo capito, l'abbiamo analizzato, ci servirà da lezione, perché dagli errori è importante imparare, e io conto che i ragazzi domenica non commetteranno assolutamente lo stesso errore, ma neanche nelle prossime. Mister, per chiudere appunto con una nota di attualità, dall'Eco ritorniamo a oggi, quindi al match con la Virtus Verona. Cosa dirai ai tuoi uomini in preparazione alla partita? Che è una partita che mette in palio tre punti importantissimi per noi, anche per loro, ma noi dobbiamo guardare il nostro percorso, dobbiamo accelerare, dobbiamo andare più forti degli altri, dobbiamo continuare ad avere grandissima intensità, massima umiltà nell'affrontare una squadra forte. E sono convinto, perché vedo i ragazzi come si stanno allenando, sono convinto che l'andranno ad affrontare nella maniera giusta. Grazie mille mister, buon lavoro. Grazie a voi. E con il nostro capitano, il centrocampista Riccardo Casini, che presentiamo l'11ª giornata del girone di ritorno, proseguendo la conferenza stampa alla vigilia del match. Riccardo, sempre grazie. Grazie a voi. Da Rigamonti Ceppi di Lecco rientriamo a casa per un doppio appuntamento tra le mura amiche. Allo stadio Dal Molin, infatti, ospiteremo domani l'incontro con la Virtus Verona e domenica prossima l'incontro con il Padova. Riccardo, ripercorriamo il lavoro dei giallocelesti e, concentrandoci su domani, diamo uno sguardo anche al calendario delle prossime settimane. Sì, sappiamo che in questo periodo qua abbiamo tante partite ravvicinate, perché poi dopo questa partita abbiamo Padova e turno infrasettimanale, tutte partite importanti, perché incontriamo squadre
che si stanno giocando una fetta importante della salvezza. Troviamo squadre in salute, soprattutto il Verona di domenica, però noi dobbiamo guardare, come abbiamo sempre fatto, di partita in partita. Non dobbiamo cercare di ragionare in futuro, ma dobbiamo cercare di tornare subito a fare punti dopo la sconfitta esterna di Lecco. FC Erzignano Valcampo, Virtus Verona, domani il fischio d'inizio dell'incontro darà il via alla 30ª giornata del girone A di Serie C. Riccardo, analizziamo la partita. È una partita sicuramente difficile, contro un avversario in grande salute, che ha dimostrato di essere la squadra che ha fatto più punti in trasferta. E sappiamo che sarà una partita ostica, di temperamento, di agonismo, contro una squadra comunque esperta, con giocatori di qualità, dove noi dovremo cercare di, come ho detto prima, tornare subito a ottenere punti, perché per la salvezza manca ancora strada, perché le squadre che comunque sono sotto stanno andando molto forte, e quindi dobbiamo essere mentalizzati a ritrovarci subito e cercare di far punti. Riccardo, passiamo alle domande della stampa, il giornale di Vicenza con Francesco Meneguzzo. Sì, ciao Riccardo, come hai appena detto, per la salvezza di strada da fare ce n'è ancora molta. Ti aspettavi di vivere un campionato così equilibrato sia sopra che sotto? Sinceramente no, infatti ogni domenica penso che tanti risultati ci stupiscano. Penso che sia dato dal fatto anche che le squadre che sono sotto probabilmente hanno un'ottima qualità, perché se spesso e volentieri riescono a mettere in difficoltà le squadre che sono sopra, non è sempre solo demerito delle squadre più blasonate, ma è anche merito delle squadre più piccole. È un campionato che non ti permette mai di rilassarti, lasciando stare il nostro caso. Ovviamente anche le squadre sopra non possono mai permettersi di sottovalutare una squadra, perché stanno facendo vedere tutte di essere agguerite, di avere qualità e di riuscire a far punti in qualsiasi campo. Il derby da sempre è una gara particolare e imprevedibile. A tuo parere, però, dall'alto della tua esperienza, cosa vedi sarà importante per l'Arzignano prestare in vista della sfida contro la Virtus? Sicuramente dobbiamo ritrovare quello che è il nostro mantra, che è l'atteggiamento. Noi dovremo avere intensità, l'atteggiamento deve essere quello che ci ha portato a far punti fino adesso, che è quello che probabilmente abbiamo perso un pochettino nel secondo tempo di domenica scorsa, perché forse sentivamo di essere un po' troppo sicuri di poter uscire dall'Eco con dei punti. E abbiamo fatto vedere che appena ci rilassiamo un attimo i risultati per noi sono negativi. Quindi dobbiamo ritrovarci, come ho detto prima, è una partita che sarà molto difficile, come ho detto, a livello di temperamento, perché è un derby, troviamo una squadra che in questo è molto brava a rendere le partite maschie, intense, magari a portarle dalla sua sotto l'aspetto della provocazione. Dobbiamo essere bravi a pensare solo noi, a quello che siamo e a quello che abbiamo fatto fino adesso. Da qui alla fine la strada da percorrere, come dicevi, è ancora molto lunga. A tuo parere, quali dovranno essere le armi per l'Arzignano per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione? Come stiamo dicendo tutti, l'arma penso fondamentale per noi è quella del ritmo e dell'intensità. Penso che quando abbiamo avuto quella intensità, oltre che fisica, intendo anche mentale, abbiamo messo in difficoltà qualsiasi squadra. Appena non ce l'abbiamo avuta, abbiamo ottenuto dei risultati negativi. Quindi dobbiamo ripartire da quello. Noi ormai ne siamo consapevoli, sappiamo che quella è l'arma che ci fa fare la differenza, che ci ha permesso di ottenere fino qui i risultati che abbiamo ottenuto, e dobbiamo ripartire appunto da quello. Riccardo, grazie. Non ci sono altre domande. Chiudiamo la conferenza stampa pre-match. Sarà quindi lo Stadio del Molino ad ospitare la 30ª giornata del girone A di Serie C. Domani FC Arzignano Valcampo, Virtus Verona. Il derby veneto si giocherà alle ore 17:30. La diretta live del match sarà su Eleven Sport e DAZN, e poi la diretta gol su Sky Sport. Ringraziamo la stampa, ringraziamo il nostro tecnico mister Giuseppe Bianchini e ringraziamo il nostro capitano, il centrocampista Riccardo Casini. Riccardo, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a te.